canale Malik Patrick, benvenuti e bentornati in questo video del mercoledì dove parliamo sempre del ninjutsu per quanto riguarda il Kujikiri. Allora, la volta scorsa abbiamo fatto il secondo taglio, ovvero praticamente il Kyo, dove andavamo a parlare della direzione dell'energia, quindi intrecciavamo le dita in questo modo, incrociavamo e capivamo come quell'energia divina che parte dal Rin poi viene direzionata all'esterno e all'interno del nostro corpo, quindi legata alla nostra volontà di manifestare quell'energia, di muoverla, perché l'energia è vibrazione, è in eterno movimento. Ora, questa energia, nonostante si muova, incontra altre energie. Nel nostro cammino incontriamo, facciamo parte di questo mondo, quindi una cosa molto importante che ci fa affrontare il terzo praticamente taglio è proprio l'armonizzarsi con tutto quello che ci circonda. Quindi oggi andremo a vedere il terzo taglio To, dove si parla proprio di armonia con l'universo. Quindi il terzo taglio To è armonia. Ci vediamo tra poco. Cari amici, eccoci qua di nuovo, un saluto a tutti quanti e vi ringrazio ancora per essere qui su questo video del Kujikiri, sempre parlando del ninjutsu, di questa pratica molto molto particolare che sicuramente a tutte le persone che hanno bisogno di rilassarsi, di meditare, di ritrovare l'energia, di ritrovare loro stessi, di ritrovare del benessere, questi esercizi possono sicuramente essere molto 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 di aiuto. La volta scorsa abbiamo parlato della direzione dell'energia, oggi andiamo ad affrontare il terzo taglio, ovvero il To, che significa armonia con l'universo o semplicemente anche armonia. Prima andiamo a vedere ovviamente l'esecuzione del To. 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 Eccoci qua di nuovo, avendo visto l'esecuzione del To, andiamo a spiegare prima di tutto l'esercizio come viene effettuato con le mani. Ora, dal passaggio praticamente del Kyo, noi andiamo a incrociare le due dita, chiuderle e unire pollici praticamente anulari e mignoli, incrociando medio e indice, e andremo a formare questa posizione con le mani. E mentre lo facciamo, ovviamente facciamo To. Questo è armonia con l'universo. Quando facciamo questo esercizio siamo focalizzati su una zona molto importante del nostro organismo, ovvero il Tantien, dove c'è la riserva di energia, la riserva di Qi, quindi per la precisazione tra il chakra Ara e il Manipura, che è il terzo chakra. L'Ara era il secondo, ovvero Svadhisthana, chakra, diciamo, sopra l'organo sessuale. Poi saliamo tra, ovviamente, il plesso solare, diciamo il diaframma, c'è il terzo chakra, il Manipura. Un chakra molto importante perché è situato, come dicevo, nel nostro Tantien, quindi alla nostra riserva di energia, quindi legato all'elemento fuoco, quindi alla capacità anche e soprattutto di trasformare la materia in energia, perché effettivamente il fuoco, se ci pensate, bruciando oggetti eccetera eccetera, viene alimentato e crea energia, quindi la materia si trasforma in energia, in una forma di energia, ma anche la sede dell'ego. Quindi ovviamente l'ego è uno dei nostri peggiori nemici, perché spesso si trova qui, no? Quando siamo feriti nell'orgoglio, nell'ego, abbiamo un problema allo stomaco, la rabbia ci fa star male. Quindi tutto questo ovviamente è dovuto a una mal gestione dell'ego. Per ovviamente eliminare, diciamo, questo fardello che poi ci danneggia, occorre ovviamente armonizzarsi con tutto quello che ci circonda. Quindi, essendo il To un esercizio che ci connette praticamente a tutto quello che è l'esterno, quindi l'universo, tutto ciò che ci circonda, e quindi essendo consapevoli che l'energia in movimento, partendo da dentro di noi, anche fuori di noi, quindi la nostra volontà di muovere l'energia si manifesta e poi incontra il mondo esterno, noi dobbiamo, per non fare in modo che l'ego diventi un fardello, armonizzarci con tutto quello che ci circonda. Questo vuol dire trasformare la materia in energia, quindi armonizzarsi con essa, quindi per poter fare in modo che tutto ciò che ci circonda diventi energia a nostro favore e quindi si muova assieme alla nostra energia che muoviamo. Quindi questo è essenziale soprattutto per creare armonia con il mondo animale, ovviamente effettuando l'esercizio con una respirazione diaframmatica molto profonda.
una respirazione che praticamente non è disturbata da tutti i rumori che possono essere anche intorno al nostro ambiente circostante. Ecco, questa è la capacità di armonizzarsi con tutto quello che è sia positivo che negativo, creando una vibrazione molto potente con tutto quello che ci circonda. Quindi quando facciamo praticamente il to, noi capiamo che la nostra energia è in movimento, si muove, incontra tutto quello che è circostante, percepiamo la nostra riserva di chi, quindi dell'antiene, respiriamo con una respirazione lenta, profonda, siamo in armonia e sentiamo vibrare l'energia intorno a noi e noi siamo in armonia con tutto quello che ci circonda, non c'è fastidio, c'è soltanto pace. Ecco, quando apriamo gli occhi noi percepiamo questa pace intorno a noi e sentiamo un senso di pienezza, di tranquillità, quasi ci ricarichiamo, quindi questa energia in movimento ovviamente pervade di noi e si armonizza con tutto quello che è l'ambiente circostante. Questo è utile molto soprattutto per armonizzarsi con il mondo animale, gli animali ovviamente questa pace la percepiscono. Ragazzi, detto questo, il video finisce qua. Vi ringrazio ovviamente per aver ascoltato questa, diciamo, lezione meditativa, insomma, ecco, queste informazioni che poi non sono lezioni, io condivido con voi questa mia piccola conoscenza e vi ringrazio, vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale e soprattutto commentate, fatemi sapere se vi è piaciuto e avete trovato giovamento nel fare questo esercizio, soprattutto per l'ego, perché l'ego è un demone molto cattivo, spesso ci si torce contro e, come ho detto, essendo che ci troviamo tra l'ara e il manipura, no? Sul dantien, spesso a livello dello stomaco, quando siamo feriti nell'ego, abbiamo dei contraccolpi proprio sullo stomaco, ci fa male quasi, percepiamo un mal di pancia, diciamolo così, e questo non va bene. Questa è la mancanza di armonia, perché a volte viviamo in un mondo, anzi, soprattutto viviamo in un mondo dove non sempre le cose vanno come vogliamo, non sempre le cose sono positive, esistono anche eventi che magari sono per noi negativi, anche se negativo e positivo è sempre un punto di vista, però magari per il nostro essere sono negativi. Ecco, noi dobbiamo essere capaci di non dare un giudizio a quel negativo e quel positivo, osservando da un punto di vista oggettivo e fare in modo che diventa tutto un vivere in armonia con quello che ci circonda, che possono essere dei disturbi, delle cose brutte, belle, che anche se, ripeto, brutto e bello è un punto di vista, noi dobbiamo ovviamente armonizzarci con tutto quello che è categorizzato con negativo e anche con positivo, con eventi di fastidio, con eventi di disturbo. Noi siamo ovviamente in pace con l'ambiente, ricordatevi, agganciate le dita, mettete queste così, fate il movimento in questo modo e ovviamente armonizzatevi. Qualsiasi elemento di disturbo, se diventa sempre più lontano, sempre più un elemento di meno disturbo e trovate la forza dentro di voi, quindi voi vi armonizzate con l'universo, non è l'universo che si deve armonizzare con noi, create questa connessione molto forte e si vibra intorno a tutto quello che c'è, quindi l'energia divina si muove con il secondo chakra, con il terzo inizia a vibrare, a armonizzarsi con l'universo. Quindi se volete sapere qualcosa in più scrivetelo nei commenti, ovviamente sarò lieto di approfondire magari l'argomento. Detto questo, ci vediamo al video di sabato, grazie e un saluto a tutti quanti da Malik Patrick.